annuncia le minacce, si passa ai fatti. Ma annunci pochi, minacce nessuna. È un lavoro che stiamo portando avanti da tempo. Nasce il gruppo al Senato con 12 senatori che condividono il percorso che abbiamo messo in campo da tempo. Noi vogliamo guardare al futuro del centrodestra e penso che i conservatori e i riformisti saranno una realtà importante nel nostro Paese, con un riferimento serio a livello europeo e con l'idea di cambiare profondamente il centrodestra in Italia. Qual è il rapporto con Forza Italia? Noi chiediamo con forza da tempo, e lo vogliamo ribadire, le primarie per selezionare contenuti e classe dirigente. Al Senato i numeri cominciano a ballare per il governo, sono usciti anche alcuni senatori popolari. Qual è il rapporto che il suo gruppo, il nuovo gruppo, avrà con il governo Renzi? Possibili aperture o sarete decisamente all'opposizione del governo Renzi? Io vorrei ricordare che per un anno intero noi abbiamo sostenuto delle posizioni all'interno di Forza Italia, che invece votava tutto a Renzi. Noi abbiamo sostenuto posizioni di opposizione sulle riforme, sulla legge elettorale e anche e soprattutto sulla posizione complessiva nel rapporto con il governo, cosa che invece è stata sostenuta in modo assolutamente opposto da Forza Italia. Quindi la nostra posizione è chiara, noi siamo nel campo alternativo a Renzi, vogliamo costruire una alternativa a questo governo. Al decitorio i numeri invece ancora non ci sono per un nuovo gruppo. Sapete che procedo sempre gradualmente, quindi stiamo andando avanti piano, con convinzione, con l'idea che il progetto politico è più importante degli aspetti operativi e organizzativi. Si diceva di questo anche del Senato, adesso abbiamo il gruppo al Senato, procederemo anche alla Camera, quei deputati che riterranno opportuno condividere questo progetto politico potranno essere parte integrante dello stesso, diversamente andremo avanti per la nostra strada. Si è parlato di un senatore di GAL uscito che a questo punto passerebbe con voi, Tito Di Maggio. Guarda, io ho fatto una riunione con 12 senatori oggi, compreso il senatore Di Maggio, i 12 senatori che hanno partecipato alla riunione, abbiamo eletto a scrutinio segreto il nuovo presidente del gruppo, la senatrice Bonfrisco, e abbiamo iniziato un percorso con questi colleghi.